per la Novemai Listor e per la Dewi Balan, tutti firmati da Giorgio Furlan. Ricordiamo, i corridori sono presentati questa mattina alle 7.30 in Piazza Duomo. I più mattinieri della giornata sono stati gli uomini della Motorola con il campione del mondo Lance Armstrong. Gli sportivi di cui conoscono molto bene quale grande protagonista di una passata edizione del trofeo La Iguelia. Intanto siamo a Dalassio con i tre uomini al comando, 24 secondi di vantaggio a 58 km dalla conclusione. Attenzione, siamo a Dalassio, 58 km dall'arrivée, 24 le seconde d'avantage par Roscioli, Madsen e Bowmans. Questo inizio di stagione sono state effettuate 106 corse, ebbene di queste 106 corse 50 sono state vinte da corridori italiani. Via, vai Motta! Via volante da Viale Chiesarossa. All'uscita da Milano lungo i Navigli, subito al chilometro 28 c'è stato un tentativo di fuga con protagonisti il francese Jacques Durand, campione nazionale, e Marco Lietti, su cui si sono portati il tedesco Wesemann, Chiesa e Podenzana. Questa fuga però è stata subito rintuzzata dal gruppo sotto l'azione degli uomini in maglia rossonera della Lotto, squadra che in questo inizio di stagione ha vinto con Frank van den Broek, un giovane che prosegue la tradizione di famiglia iniziata dallo zio Jean-Luc Van den Broek e dal padre Jean-Jacques, tutti professionisti. Un tracciato, lo ricordiamo, di 294 km attraverso le strade della Lombardia, del Piemonte, della Liguria. Il campione di Francia, Jacques Durand, ha lanciato la prima fuga, con lui sono poi portati al comando, come abbiamo detto, Lietti, Wesemann, Chiesa e l'unico ligure professionista, il campione d'Italia di Bolano in provincia di La Spezia, Massimo Podenzana, che ricordiamo per più di una settimana in maglia rosa dopo il successo di tappa a Rodica Garganico nel Giro d'Italia. C'è poi stato il tentativo al chilometro 99 di Finco, Roscioli, Chiesa, Pesò, Elli, Bottaro, Strasser, Ortegon, Cornier, Martinez, Fidanza, Kummer, Nambet e Santarumita. 28 secondi vantaggio massimo dei 14 uomini di testa, ripresi al chilometro 127 sul passo del Turchino a quota 532 metri, primo Moreno Argentin, secondo Dario Bottaro e terzo Alberto Volpi. Quindi al chilometro 147, praticamente a metà corsa, quando i corridori lasciavano l'abitato di Fado, c'è stato l'attacco di Roscioli, Bowmans, Madsen e Fidanza.
Fidanza ha perso contatto a 95 km dall'arrivo. Ci sono stati problemi meccanici alla stella per Rominger e Fongriest, che però sono prontamente rientrati, ed ora abbiamo ad affrontare le prime asperità in terra ligure, in provincia di Savona di Imperia, esattamente il Capo Mele a quota 65, salendo da Laiguedia e scendendo poi su Andora, i tre uomini al comando che sono Roscioli, Bowmans e Massen, sempre 24 secondi per il marchigiano della Brescia La Treffin, il belga della GPMG e l'olandese della World Perfect, e vi ricordo sono in fuga da metà percorso dal chilometro 147. A Capo Mele saremo a 242 km, possiamo dunque dire che da 95 km sono in fuga Roscioli, Bowmans e Massen, sempre con un vantaggio che non è mai andato di molto oltre i 30 secondi. Attenzione alla Laiguedia, caduta di Piero Bon, del brasiliano Ribeiro e del rappresentante della Repubblica Ceca Ljuboslav, questo alla Laiguedia prima della salita di Capo Mele. Ribeiro e Piero Bon hanno ripreso, mentre per una contusione ad un gomito è stato costretto al ritiro l'OM. Attenzione a Laiguedia, avant le Capo Mele, sont topé Piero Bon, le président Ribeiro et le chef l'OM, abandon par le chef l'OM pour problème quotidien. Attenzione intanto l'organizzazione dell'85esima Milano-Sanremo annuncia con un comunicato ufficiale che anche quest'anno, come un anno fa, una manifestazione di protesta annunciata sull'Aurelia ha consigliato una deviazione in autostrada dell'intera carovana dell'85esima Milano-Sanremo sulla A10 con l'ingresso dei corridori in autostrada a Scotorno e uscita
pista a Pietrasugo, tutto coinvolto nella massima regolarità e assoluta. All'arrivo tutti in gruppo, sempre nelle prime posizioni il campione d'Italia, il ligure di Bolano, Massimo Potenzana. Così come il vincitore dell'ultima Coppa del Mondo, Maurizio Fondries, media 40.600. Continuano intanto i tentativi, gli attacchi, gli sganciamenti in testa al gruppo. I corridori si stanno portando verso i 77 metri di capo Cervo, salendo da Andorra per poi scendere su Cervo, Diano Marina, risalire ai 130 metri di capo Berta. Intanto abbiamo Leoni e il polacco Kipiskowski che si sono sganciati di qualche metro. Andrea Leoni, già vincitore quest'anno, e il polacco Sipiskowski, Leoni della formazione Jolly Cage, affiliata del Principato di Monaco, e Sipiskowski della Kelme. 1 metro di vantaggio. Gruppo allungato alle spalle di Sipiskowski e di Leoni. Nelle prime posizioni del gruppo anche Indurain, Gelfi, protagonista lo scorso anno, alle spalle di Maurizio Fondries, sul traguardo di Corso Cavallotti, quando giunse secondo e precedette Maximilian Chandri. Nelle prime posizioni del gruppo anche il campione del mondo Lance Armstrong, lo statunitense della Motorola. Ci sono continui sganciamenti in testa. Tutte le squadre sono composte da 8 corridori con la sola eccezione della Scan, che ha dovuto rinunciare all'ultimo momento a Gilbert Duclos-Lassalle e si è presentata qui con 7 corridori. Testa della corsa che ormai sta già scendendo verso Cervo, Diano Marina. Sipiskowski e Leoni sono stati ripresi, Sipiskowski e Leoni. Non sono a Cervo, 45 km dell'arrivée. I corridori ora si porteranno a Capo Berta, poi alla Cipressa e quindi al Poggio di Sanremo. Dalla conclusione della salita del Poggio al traguardo mancheranno 5.300 metri.
Erik van der Arden. Erik van der Arden, uno dei corridori che hanno vinto di più nella loro carriera, più di 100 vittorie per il corridore della Brescia Lap Racing, che ha allungato. Piano Marina, i corridori saliranno nuovamente per portarsi a Capoberta. Sempre Van der Arden. Sipitowski insieme a Duran hanno raggiunto Van der Arden, le champion de France Duran e le colonne Sipitowski ont rejoint Erik Van der Arden. Anche lo svizzero Buchberg si sta riportando sui tre uomini al comando. Ripresi tre da Berg e da un corridore della TVM, sono cinque ora gli uomini al comando. Van der Arden, Sipitowski, Durand. Pochissimi metri comunque di vantaggio sulla testa del gruppo. E Capio, due volte vincitore quest'anno, l'uomo della TVM che si è agganciato con Berg a Van der Arden, Sipitowski e a Duran. Cinque uomini al comando. Duran, Capio, Van der Arden, Sipitowski e Berg. Chilometri dalla conclusione nell'abitato di Piano Marina, i cinque uomini al comando che hanno un vantaggio di alcune centinaia di metri sul gruppo. Vediamo i cinque uomini al comando, sono il belga Erik van der Arden della Brescia Trefin Ceramiche, lo svizzero Bitzel della carriera di Sassoni, il campione di Francia Jacques Durand. Poi abbiamo il polacco Andrei Sipitowski della Kelme e il
belga Johan Capio della TVM, vantaggio 12 secondi, 2 secondi l'avantage maintenant a Viano Marina, 45 km dall'arrivée, vole stand off the dead, Durant, Berg, Van der Arden, Capio e Sipitkowski. Fare l'andatura in testa al gruppo degli inseguitori ci sono Maurizio Fondines e il suo compagno di squadra l'ucraino Gonchenkov della Lampre Panaria. Ha perso contatto Van der Arden e sta per essere ripreso dal gruppo sulla salita di Capoberta. I corridori stanno affrontando la salita che porta ai 130 metri di Capoberta. Vi informo che le immagini vanno in onda senza cronaca a causa dell'astensione audio-video dei giornalisti della RAI che aderiscono allo sciopero proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa nell'ambito dell'avvertenza sull'Istituto di Previdenza dei giornalisti italiani. Gruppo praticamente compatto sulla salita di Capoberta, gruppo allungato. Voltano per transitare su Capoberta, gruppo allungato. Berzin, Petito nelle prime posizioni. Mentre in leggera difficoltà Moreno Argentin, si sono sganciati il russo Berzin, già secondo alla Tirreno Adriatico, e Petito, che per ora vengono ripresi da Fondries. Nelle prime posizioni con Fondries anche Furlan. Fondries, Furlan si sono riportati su Petito e su Berzin. Giorgio Furlan, 6 vittorie in questa stagione. Intanto c'è stato un attacco di Claudio Chiappucci su cui si è portato Gianluca Bortolami. Attacco di Chiappucci.
Francia, ci segnalano che a Capo Berta è transitato con un ritardo di 1 minuto e 20 un gruppetto di 9 corridori, tra cui Moreno Argentin e Roscioli, protagonista della fuga più lunga della giornata. Sempre al comando da soli Bortolami e Chiappucci. Nella discesa di Capoberta verso Olelia, Porto Maurizio, San Lorenzo al Mare. Siamo a 36 km dalla conclusione con Claudio Chiappucci e Gianluca Bortolami, Chiappucci della Carrera Cincazzoni, Bortolami della Mapei Class. Nelle prime posizioni del gruppo di Vega Erika e Van der Arden. Ha perso contatto il campione di Germania Bernd Grone dal gruppo degli inseguitori di Chiappucci e Bortolami, che poi un terzetto di inseguitori. Backer della TVM, Peron, il tedesco Aldag e Fontanelli, quattro inseguitori di Chiappucci e Bortolami sono Fontanelli, Peron, Aldag e De Backer. Prime posizioni del gruppo Gianni Bugno e Maurizio Fondries.
Vi informo che le immagini della Milano-Sanremo vanno in onda senza cronaca a causa della sensione audio-video dei giornalisti della RAI che aderiscono allo sciopero proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa nell'ambito dell'avvertenza sull'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Thank you.
Thank you.
dopo Furlan, che ora sarà premiato dalle massime autorità nel comune di Sanremo, sindaco assessore Spon. Ancora una vittoria italiana, dunque la 45esima di 85 edizioni della Caotica Vittoria Italiana, Antonio Vincent, edizione della 7 vittoria della terza zona, punto dopo la 18esima di Sarriere, Berguiton. Tempo 7 ore 5 minuti 37 secondi. Time 7 ore 6 minuti 37 secondi. Media 41,455. Tanto da Santa Cancel. Ripetiamo il tempo, 7 ore 5 minuti 37 secondi, 7 ore 6 minuti 37, media 41,445, vogliamo cantare, cantare. Cipollini, confermato il primo e il secondo posto, attendiamo ora dal giudice d'arrivo comunicazione tra gli altri piazzati. Invitiamo per cortesia al gentilissimo e fortissimo pubblico di Sanremo a rimanere dietro alle transenne. Abbiamo questo gruppo con il campione del mondo Lance Armstrong. Al quarto posto Zanini e al quinto posto il numero 159 Ulterman. Ripetiamo l'ordine d'arrivo: primo Furlan, secondo Cipollini a 20 secondi, terzo Baffi, quarto Zanini, quinto il tedesco Ulterman. Intanto sotto giochissimo sul calcio come alle autorità, sindaco e assessori del comune di Sanremo. Fermo Pecchioni, l'altra! Sulla coda! Faccio! Ai dirigenti della ricerca che interpretano la gazzetta dello sport. Giorgio Furlan, 45esimo italiano,
ha vinto intanto Tanato Trivando Vladimir Pelli, Giorgio Furlan, stato ferito 28 anni fa, il provincia di Verona, 18 vittorie nella sua carriera, 7 in questa stagione, 2 in Sicilia, 3 tappe al consiglio finale alla Sirena Adriatica e poi la vittoria alla Milano Sanremo. Metri di altitudine.